e lui a toccare la palla per ultimo, la rimessa è di Salviato. Locatelli si lotta su questo pallone, Salviato, Locatelli, Nassi, Nassi, spalle alla porta, evita due avversari, poi lascia lì, Caridi, Spinale, il cross lungo, tiro al volo, provato da Grauso, Nassi, Nassi, gol, ha segnato Nassi, 2-1, si riapre la partita, Mantova in rete esattamente al 14esimo, gol dell'ex di Maurizio Nassi. Il Mantova ci crede e ci crede ancora, bella l'azione, cross di Spinale, la girata di Grauso in mezzo, nessuno va a marcare Nassi, completamente dimenticato da Capelli e Cascione. Si riapre il match, un gol conquistato, voluto da Maurizio Nassi, lo cercava dall'inizio della partita. Sulla prima vera distrazione dei due difensori centrali, Capelli e Cascione, arriva dunque il gol dell'1-2. Siamo al 15esimo della ripresa. Grandissimo inizio di secondo tempo, molto spettacolare. L'ultimo minuto di partita. Tutti a saltare i giocatori di Michele Serena. In difesa rimane soltanto un giocatore, tutti gli altri avanti. Locatelli alla battuta del calcio di punizione. Sistema la barriera Rizzoli, parte Locatelli col sinistro, palla in aria, colpo di testa, il gol, ha segnato il Mantova, 2-2 Nassi, 2-2 del Mantova all'89esimo, completa una rimonta incredibile il Mantova di Michele Serena, colpo di testa in piena area di rigore e gol del 2 pari mentre siamo nell'ultimo minuto di partita. Alla fine il Mantova porta a casa un pareggio che ha voluto e inseguito a tutti i costi. Rivediamo il gol di Nassi, la doppietta dell'ex Maurizio Nassi che al momento dunque fissa il risultato sul 2-2. Arrivato da Brescia nell'ultimo giorno di mercato, Nassi firma il gol del pareggio. Gol che nasce da un calcio di punizione battuto da Locatelli e trasformato in rete da Nassi. Il Mantova dunque, che ci ha creduto fino in fondo, ottiene proprio sull'ultima palla buona probabilmente il gol del pareggio. Infatti l'arbitro adesso su indicazione del guardalinea ricorda che sono 3 minuti da giocare. Lo blu e quelli di Fede Neroverde, occhio al break proprio di Tarana, messo giù da Riccio, non c'è fallo, il vantaggio, Carrus entra in area di rigore a sinistra, affrontato da Rossini, ancora Carrus, prova il cross sul secondo palo, Nassi, Nassi, 1-1, il gol di Nassi. L'esultanza della panchina, abbiamo visto sorridente il presidente Lori, pugno chiuso per Michele Serena. E il gol di Nassi, terza rete stagionale, capocannoniere di questa squadra. D'altronde hanno segnato solo lui e Caridi, 4 gol in totale, e va a abbracciare proprio il suo allenatore dopo aver chiamato a sé tutto il resto della squadra. Si era abbassato troppo il Sassuolo, l'avevamo detto, giusto il pareggio. Il tempo per poter recuperare per il Mantova, Tarana mette dentro il destro, la parata di Pellizzoli, Nassi, il gol di Nassi, 1-2, strepitoso tap-in di Maurizio Nassi. Che poi chiede quanto manca, 12 minuti. Serena imperturbabile, qui il destro di Tarana, la parata di Pellizzoli e arriva Nassi, spalle alla porta, scavalcando il corpo di Pellizzoli che era ancora a terra, a uncino con il destro, ha messo dentro un pallone difficilissimo.
anche se molto vicino alla porta la posizione era complicata. E adesso il Mantova ci crede, 12 minuti alla termine più recupero. Il fallo proprio di Nassi, qua rivediamo, guardate quanto è difficile da questa posizione andare ad arpionare con il destro il pallone e metterlo dentro. Strepitoso Maurizio Nassi, quarto gol stagionale, il capocannoniere di questa squadra che si era fermato nella parentesi bresciana dopo un inizio travolgente della scorsa stagione con l'Ancona, è tornato ad essere il giocatore che avevamo visto nelle Marche l'anno scorso a inizio anno. Interessante vedere una sfida su quella fascia, sulla fascia a destra dell'attacco del Mantova, a sinistra del Grosseto. Attenzione a Cavalli che prova a girarsi, mette dentro Nassi, mette giù, poi si gira, straordinario gol di Nassi, 2-0 Mantova, spalle alla porta. Esulta Maurizio Nassi, quinto gol stagionale per lui. Quello che vale al 18esimo il 2-0 sul Grosseto. Ha messo giù con il ginocchio, poi spalla la porta, si è girato con il destro a scavalcare Acerbi. Un gol straordinario. L'abbraccio con Michele Serena, che evidentemente sentiva la pressione. Nassi, da buon giocatore esperto, l'ha capito. E adesso subito una sostituzione per il Grosseto. Salviato. Ancora Salviato, dentro per Caridi. Controllo da parte di Caridi, prova a liberarsi Spinale, Spinale dentro e arriva il 2-0 con la firma di Nassi. Ha raddoppiato Nassi, ha raddoppiato il Mantova, 2-0, stavolta davvero non poteva sbagliare Maurizio Nassi, gol dell'ex, ha giocato ad Ancona una stagione 2007-2008 in C1, ha realizzato il gol del 2-0 dopo tanti tentativi falliti, un'altra splendida azione, Caridi, Spinale e poi Nassi che infila il pallone del 2-0, ha raddoppiato Nassi, il Lecce è in vantaggio, il Lecce è in vantaggio sul campo del Sassuolo per 1-0 e questo allontana ancora di più il Lecce dall'Ancona. Siamo nel 40esimo minuto, Locatelli, c'è Guidi su di lui in marcatura, ancora Locatelli, tocco per Nicco, lancio profondo per Caridi, Caridi può servire al centro, Nassi, il tiro e gol, ha segnato Nassi al minuto numero 40, Mantova in vantaggio con Nassi e questo è il settimo gol stagionale della punta centrale della Mantova, la gioia di Nassi, il gol dell'1-0 al 40esimo minuto. Michele Serena, andiamo a rivedere il pallone in avanti, scivola giubilato, bravissimo Caridi ad alzare la testa, mettere palla dentro per Nassi e non c'era Guidi, Semenzato era andato a chiudere dalla parte opposta dell'area di rigore, Nassi si è trovato solo davanti a Siciniano, per lui il gol dell'1-0 al minuto numero 40. Viso per Troianiello, quindi Bascia, non si intendono i due, recupera Lambrughi, vuole palla Carros.